Pace bene a tutti e bentrovati. Oggi, 1 giugno, ricordiamo San Giustino Martire. Ascoltiamo. Giustino nasce in Samaria, in una città che fondarono i Romani dopo aver schiacciato l'insurrezione ebraica e aver distrutto il Tempio di Gerusalemme. Inizialmente studiò i filosofi greci e soprattutto Platone. Poi, attratto dai profeti di Israele, si fece cristiano e ricevette il battesimo intorno al 130 ad Efeso. In Cristo trovò la verità che i pensatori greci gli insegnarono a ricercare. Intorno al 131-132 andò a Roma per annunciare il Vangelo ai pagani, esaltando i cristiani per il vigore della loro fede, anche nella persecuzione, per la loro mitezza e l'amore per il prossimo. Giustino soggiornò in varie città dell'impero, ma a Roma si concluse la sua vita. Tra le altre, scrisse una seconda apologia indirizzata al Senato romano, scagliandosi contro il filosofo Crescente, un calunniatore, precedentemente svergognato da Giustino in pubblici contraddittori. Crescente, però, stando al potere, fece arrestare Giustino come ateo e lo fece decapitare con altri 6 compagni di fede, al tempo dell'imperatore Marco Aurelio. Non conosciamo il luogo della sepoltura e la maggior parte dei suoi scritti è andata perduta. Il Concilio Vaticano II ha richiamato il suo insegnamento in 2 dei suoi testi fondamentali, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, e la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes. La vita di Giustino è stata contraddistinta da questa sua grande ricerca del sapere, ricerca che è iniziata proprio nelle scuole filosofiche più in voga del suo tempo, come i pitagorici, come gli stoici, come i peripatetici. E questa ricerca della verità lo spingeva ad approfondire sempre di più, mai dando per scontata qualche idea che gli veniva insegnata. E così, piano piano, ha visto che questi sistemi filosofici non lo portavano alla verità più profonda che cercava, e così è arrivato a Gesù Cristo. Quello che voglio proporvi con la storia di Giustino è un po' un esame di coscienza su quello che è il nostro rapporto con la verità. Magari a noi è stato immediatamente insegnato tutto quello che riguardava già la figura di Gesù, la nostra salvezza, e l'abbiamo presa a volte come un fatto scontato. Ma abbiamo fatto una ricerca della verità con tutte le nostre forze? O altrimenti abbiamo solamente accolto questa pappa pronta, possiamo chiamarla così, che abbiamo ingurgitato ma senza averne gustato tutto il sapore? E ancora, tante persone sono alla ricerca oggi, ma per un motivo o per un altro stanno rifiutando, comunque sono ancora lontane da quella che è la realtà della Chiesa. Ebbene, ci vuole tanto rispetto, perché in tante persone la ricerca è veramente autentica, veramente profonda, e ha bisogno dei vari passi per poter arrivare alla figura di Gesù. Allora noi dobbiamo essere in aiuto a queste persone che stanno ricercando autenticamente Gesù, e lo stanno facendo ancora con i mezzi della sola ragione. Quindi preghiamo soprattutto per loro, che la fede possa presto entrare nei loro cuori, e preghiamo insieme. San Giustino, prega per noi.